Questo bel video dimostra e spiega perché il disco a ghiaccio secco che veniva lasciato andare da questo sperimentatore descriveva un moto circolare uniforme e poi tornava nelle mani dello sperimentatore stesso. Qui abbiamo i due punti di vista del sistema di riferimento inerziale e del sistema di riferimento rotante. Il sistema di riferimento rotante vuol dire che in questa animazione che tra poco lascerò partire si vedrà il moto del disco a ghiaccio secco così come osservato dal punto di vista dello sperimentatore che si trova nel sistema rotante, cioè in questo laboratorio che ruota. Invece quest'altra animazione mostrerà come si vede il disco a ghiaccio secco dal punto di vista di questa telecamera non rotante che si trova sopra al tavolino, e questa telecamera rappresenta in pratica il punto di vista del sistema inerziale che è fisso sulla Terra, sulla superficie terrestre. Ricordiamo che secondo questa telecamera, cioè nel sistema di riferimento inerziale della telecamera, il disco a ghiaccio secco non rotava, andava in linea retta per il principio di inerzia, il moto più semplice di tutti, cioè andava in linea retta a velocità costante, perché su di lui non c'erano forze. Facciamo quindi partire l'animazione virtuale e vediamo lo sperimentatore che lascia andare il disco a ghiaccio secco che percorre una traiettoria rettilinea a velocità costante, lo prende qua, lo lascia andare di nuovo e ruota intorno al tavolino, lo prende, lo lascia andare. Quindi vediamo che il disco si muove a velocità costante, lo sperimentatore lo prende e lo lancia ogni volta, velocità costante. Vediamo invece come appare questo fenomeno fisico visto dall'interno del sistema di riferimento rotante, il sistema di riferimento non inerziale. Appare in questo modo: il disco a ghiaccio secco descrive una circonferenza, un moto circolare uniforme praticamente a velocità costante. Analizziamo meglio le due animazioni. In questo momento lo sperimentatore ha il disco in mano. Lo vediamo in entrambe le situazioni. In questa animazione qua lo sperimentatore guarda sempre verso il centro del tavolo, mentre lui ruota guarda sempre verso il centro del tavolo. In quest'altra animazione pure guarda sempre verso il centro del tavolo, soltanto che qua non ruota, perché questo è il suo sistema di riferimento e lui si vede fermo e vede anche fermo il tavolino nel suo sistema. Quindi in questa animazione lo sperimentatore guarda sempre verso il centro del tavolo qua. Adesso lasciamo partire l'animazione virtuale, lo sperimentatore lascia il disco e fa un po' di strada. Immaginiamo, ecco, che lo sperimentatore si sia spostato da qui a qui. Intanto il disco si è allontanato da lui, perché prima l'aveva in mano, adesso invece c'è una distanza tra loro. Infatti prima il disco l'aveva nello stesso posto dove stava lui, adesso invece il disco si è allontanato, ha fatto questa traiettoria e si è allontanato da lui. Non solo si è allontanato, ma ricordiamo che lo sperimentatore guarda verso il centro del tavolino, rispetto alla sua linea di vista il disco è slittato alla sua sinistra, rispetto alla linea di vista dello sperimentatore il disco sta a sinistra. Infatti dal suo punto di vista, cioè dello sperimentatore, il disco è slittato verso sinistra. Ricordiamo che lo sperimentatore guarda verso il centro del tavolo, il disco è alla sinistra della sua linea di vista. Ora lo sperimentatore è arrivato fino a qui e guarda sempre verso il centro del tavolo, quindi adesso il disco è sulla sua linea di vista. Ricordiamo che prima era alla sua sinistra, adesso invece è proprio sulla linea di vista. E la sua distanza del disco da lui è pari al raggio del tavolino. E infatti la distanza del disco da lui è il raggio del tavolino e il disco è esattamente sulla linea di vista dello sperimentatore. Il disco ha percorso questa traiettoria qua, quindi una mezza circonferenza. Lo sperimentatore continua a ruotare visto dall'esterno e ricordiamo che quando è arrivato qua lui guarda verso il centro del tavolo, quindi rispetto alla linea di vista adesso il disco si trova alla destra dello sperimentatore, perché lo sperimentatore guarda in questa direzione, il disco sta a destra. E infatti, tornando al punto di vista personale dell'osservatore, lui guarda verso il centro del tavolo, il disco è spostato sulla sua destra rispetto alla linea di vista. Inoltre il disco si sta riavvicinando all'osservatore, o meglio
la distanza tra i due diminuisce. Ricordiamo che qui la distanza era pari al raggio del tavolino, adesso piano piano la distanza tornerà a zero con il disco che va verso il basso e l'osservatore che lo va a riprendere. E infatti si vede che la distanza è diminuita, la distanza massima è stata pari al raggio del tavolino, adesso la distanza fra sperimentatore e l'oggetto è minore. Ora lo sperimentatore è arrivato qua giù e prende il disco. La distanza si è ridotta a zero e il disco è di nuovo sulla linea di vista perché l'osservatore guarda sempre verso il centro del tavolo, quindi il disco è davanti a lui. La stessa cosa la vediamo dal punto di vista dell'osservatore. La distanza si è ridotta a zero, l'osservatore guarda il centro del tavolo e il disco è sulla linea di vista. Poi si può proseguire sempre con l'analisi anche nella seconda metà del giro e quello che succede è una cosa simile, cioè l'osservatore si allontana dal disco, eccolo, l'osservatore riprende il disco, si allontana e il disco slitta sempre a destra e a sinistra della sua linea di vista, come si vede qua. In questo momento il disco è a sinistra, ora è a destra della linea di vista che è sempre quella che punta verso il centro. Quindi in conclusione questo video ci dimostra che il moto rettilineo uniforme descritto da questa pallina, da questo oggetto, nel sistema inerziale non rotante è visto come un moto circolare uniforme quando invece viene guardato dall'interno del sistema rotante, cioè dal sistema non inerziale. Qui non servono forze apparenti perché il moto è rettilineo uniforme senza forze e invece per giustificare questo moto rotatorio servono le forze apparenti centrifuga e di Coriolis.